la Narnese vince 1-0 il match con il Bastia. Si sfidano la storia del calcio umbro d'eccellenza con le due squadre che hanno circa 100 anni di militanza nei campionati dilettantistici. È la formazione di Sabatini a prevalere per 1-0 grazie al gol al 17° di Pietro Leonardi. Una partita sentita, ben giocata da entrambe le formazioni, con la Narnese che ha dimostrato ancora una volta che sicuramente può far bene in questo campionato ed è lotta serrata con l'Orvietana. Andiamo a vedere le immagini salienti montate da Fabio Lomore. Al secondo la Narnese protesta per un presunto fallo di mano di un difensore del Bastia. Ma al 17° arriva il gol che decide la sfida. Alunni sbaglia un rinvio, la palla giunge tra i piedi di Rocchi che serve immediatamente Pietro Leonardi, il quale con un diagonale di sinistro a incrociare manda la sfera alle spalle di Alunni per l'1-0. Al 33° uno degli episodi decisivi del match, ovvero l'espulsione diretta di Raccichini per una presunta gomitata ai danni di Cori. Al 37° la Narnese va vicina al 2-0 con ancora Pietro Leonardi, tiro parato di piede da Alunni. Nella ripresa poche azioni da segnalare, al quinto un'azione personale di Pietro Grifoni, palla alta. Poi ancora Narnese al 15° con l'azione sulla fascia di Rocchi per Leonardo che tira dalle braccia di Alunni. Poi alla mezz'ora ci prova Zarre, palla fuori. Ma al 47° il Bastia sfiora il pareggio con Castelletti che va via sul filo del fuorigioco e ci vuole tutta la bravura di Gunzi per evitare il gol del possibile 1-1. Narnese Bastia finisce 1-0, con questo risultato la Narnese continua la sua marcia nelle zone alte della classifica, per la formazione di Sabatini secondo posto a meno 3 dall'Orvietana. Siamo con Marco Sabatini, allenatore della Narnese. Mister, commentiamo questa vittoria per 1-0, una partita sofferta, però credo ben giocata, soprattutto nel primo tempo dalla Narnese. Sì, ben giocata, lo sai, è un derby sentito e quindi è una partita un po' particolare sia per loro che per noi. È stata una partita difficile su un campo, diciamo, al limite perché era parecchio bagnato. Siamo riusciti a sbloccarla e poi mantenere il risultato, e per noi sono 3 punti d'oro. Una prestazione, credo, insomma, soprattutto nel primo tempo, Narnese che ci ha creduto fin dal primo minuto, cioè nel senso che ci ha messo la cattiveria agonistica giusta per portare in porto queste partite. Sì, ci mette la cattiveria giusta, ma noi siamo sempre costretti ogni domenica, ci diciamo domenica bisogna vincere. Alla fine non è tanto facile, anche i ragazzi più di questo non è che possono fare, anzi bisogna ringraziare, oggi avevo fuori i 3 centrali e diciamo che Silveri e Grifoni Pietro, che non ci hanno mai giocato a centrale, hanno fatto una grande partita, una partita proprio tutto cuore, e quando hai questo gruppo diciamo che le cose a lungo andare si incanalano nel verso giusto. Siamo con Carlo Alberto Caporali, tecnico del Bastia. Mister, commentiamo questa sconfitta per 1-0 contro la Narnese di oggi. Ma diciamo che abbiamo fatto un po' tutto da soli, insomma, ecco, abbiamo subito un gol per un nostro infortunio e poi dal 30° siamo rimasti in 10, quindi è stata dura poi concludere la partita per gli altri 65 minuti con equilibrio, però ce l'abbiamo fatta, nel senso siamo rimasti sempre in gara, abbiamo fatto secondo me una buona gara di contenimento nel secondo tempo quando la Narnese aveva un uomo in più. Abbiamo avuto al 92° anche la palla del pareggio, che abbiamo avuto una grossa occasione, quindi ai ragazzi non posso rimproverare nulla, a parte il fatto che comunque abbiamo regalato un gol, ci è successo anche domenica, dobbiamo stare molto più attenti su certe situazioni, in determinate situazioni, perché poi su campi del genere è difficile riaprire la partita, poi siamo rimasti anche con un uomo in meno, quindi è andato un pochino tutto storto, però la prestazione c'è stata. Questo mi aspettavo e questa prestazione è stata una buona prestazione, quindi andiamo avanti, lavoriamo e abbiamo margini per migliorare, penso. Grazie mister, arrivederci.